c'era. Trovare lavoro al giorno d'oggi è un problema e così ieri mattina sono andato in un'agenzia interinale. Salve, anche lei qui per quel posto di stagista aziendale? Sì. Si dovrebbe cominciare tra poco, alle 9. Ma perché lei vorrebbe... Sì, no, sono qui. Vabbè, per... Dai. Cosa ride, scusi? Ma sì, se si è visto, insomma, sì, eh? Sta mezza sega, ma dai. Come si permette, impazzito? Vabbè, era chiesta anche bella presenza, arriva quindi... sto gnomo. Ma come... Ma... Vabbè, ma no. Comunque, se la concorrenza è questa, il posto è già mio. Se lo dice lei... Direttore, buongiorno. Buongiorno. Le apro subito l'ufficio. Grazie. Prego. Bene, quindi lei è qui per? Sbaglio. Grazie, il prossimo. Prego, prego. Mi parli pure di lei? Vada, vada, mi dica. Allora, dunque, io sono laureata in medicina. Ah, medicina. Sì, medicina. Quindi saprebbe un trattamento medico per l'insufficienza renale terminale? L'emodialisi. Sì, bene. E poi sono un'appassionata d'arte, ecco. Arte, quindi saprebbe, sì, una corrente artistica italiana del XVI secolo. Il manierismo. Bene, e... abbiamo finito. Ah, quindi sono assunta? No, ho finito il cruciverba, grazie. Vada, prossimo. Presto. Salve. Sì. Scusi. Sono qua per il colloquio per Trenitalia. Ah, sì. Scusi il ritardo. E beh, assunto. Grazie. Venga, dottoressa Rossi, salve, benvenuta. Salve. Le dico subito che lei è stata assunta. Ah, che bello, che bello. Allora, il suo posto di lavoro sarà il mio. Ah, molto bene. Si alzi, si alzi. Sì. Si accomodi. E dunque, lei chi è? C'è qui nel curriculum. Ah, oh, guardi, mi spiace, non abbiamo più posto. Grazie lo stesso. Arrivederci. Care cose. Mi stia bene. Prego, prego. Cos'è quella faccia? Un po' ansioso. Ma no. Lei è stato assunto. Finalmente, erano anni. Le ricordo soltanto che il nostro è un contratto a termine. Non c'è problema, anzi, quando posso cominciare? Ma guardi, anche subito. Bene, questa è la sua liquidazione, il TFR, e i colleghi hanno pensato di farle un regalino. Grazie, che carini. Mi stia bene. Permesso, mi prego. Scusi, io sto cercando un lavoro qualunque, solo che so, ho dei precedenti, rapine, scippi, usura, estorsione. Oh, benvenuto in Equitalia. Grazie tante. Baciamo le mani. Ah, è lei. Salve, signor. Sì. Sono sì, qua sì. Per posto da idraulico. Lo so, però purtroppo abbiamo assunto un altro idraulico, mi spiace. Vabbè, comunque sono 40 euro. Perché, scusi? Per la chiamata. Ma per cortesia, ma se ne vada! Quartetto Cera! Allora, Quartetto Cera, Cera. Andiamo ciao, subito Roby. Dai nostri giudici. Ciao. Ascoltate Enzo Iacchetti, che oltre a essere conosciutissimo Enzo Iacchetti è stato anche direttore di festival di cabaret, per cui è uno che quando giudica deve essere ascoltato. Prego. Mai nella giuria, però di il direttore una cosa, la giuria è un'altra. Intanto ci chiediamo tutti il quarto dov'è? Vabbè, lì c'era. Ci sarà. C'era. Morto ieri. Non l'ho capita ieri. Non l'ho capita io. Infatti a breve saremo il trio fu. E poi i 10 piccoli indiani, uno a uno. Perché mio fratello nel camerino, quando io gli ho detto, guarda, c'è il quartetto Cetra, perché avevo letto male, lui ha detto, pirla, saranno i figli. E invece siete in tre, c'era, ho capito. Mi siete piaciuti tanto, ho riso molto, e poi siete anche teatrali e la cosa non mi dispiace per niente. Buono. Andiamo da Paolo Ruffini, che si è vestito da divano questa sera. Grazie della parola, Cattelan. Io, se avessi visto questo sketch in una trasmissione comica, televisiva, di quelle che normalmente vanno nelle reti generaliste, l'avrei goduto amabilmente. Avresti detto, ma è troppo alto il livello. E forse c'è qualcosa, forse c'è qualcosa che non va. Avete fatto un pezzo ottimo, complimenti di cuore. Grazie. Selvaggia. È abbastanza raro che io proprio non trovi una smagliatura in un'esibizione, qui faccio fatica a trovarla. Le smagliature delle volte c'erano le loro fasi. E non è neanche necessario alle volte, quando un pezzo è così ben confezionato, per cui non devo neanche infiocchettare tanto i complimenti, dico che il quartetto forse c'era, il trio c'è, siete perfetti. Andiamo con il nostro presidente Diego Battaglione.
Dopo tutti i complimenti, dove dire, siete già professionisti in qualche modo, sembra di vedere tre persone che fanno questo mestiere da tempo, quindi bravi. Grazie. Bravi. Grazie. Vediamo come saranno i voti. Paolo Ruffini 9.5, Selvaggia Lucarelli 8, Diego Battantuono 7.5, il nostro quarto giudice aggiunto Enzo Iacchetti 8, per un totale di 33. 33. Arrivederci. Arrivederci. Complimenti.